Allora, io credo che ci sono dei momenti in cui vorresti giocare tra 20 giorni, no? Per avere più tempo per lavorare. Ma qui non è un fatto di lavoro. Sono contento che questa partita arrivi così veloce perché in questo momento possiamo guardare subito ad andare a recuperare qualcosa. E mi auguro, anzi sono convinto che dal punto prestativo ci sarà questa convinzione di tutti. Ma in Latina mi aspetto una squadra tosta, una squadra costruita con dei criteri dove ci sono giocatori di grande esperienza, ci sono dei giovani talentuosi. Ma ripeto, l'abbiamo visto oramai, abbiamo l'esempio di queste quattro gare. Io guardo il Latina con grandissimo rispetto perché l'allenatore è bravo, insomma c'è un gruppo che ha sfiorato la Serie A a 45 minuti, era in Serie A, ma noi dobbiamo guardare a casa nostra. Se guardiamo gli altri non costruiamo niente, dobbiamo guardare molto a casa nostra. Stiamo bene, ora a parte Maniero, lo sapete, Salomon ancora non ce l'abbiamo per questo problemino che ha avuto muscolare. Vabbè, i soliti Pasquato credo sia recuperato. Oggi valutiamo anche Caprari, anche se rientra, se magari può essere disponibile anche per una mezz'ora, vediamo. Cioè, comunque lo rimettiamo dentro. Non mi piace guardare quello che è stato fatto lo scorso anno, però ci sono delle situazioni diverse completamente. Magari spero che mi vedete molto più teso e incavolato se le cose andranno bene, ma in questo momento io devo trasmettere questo, devo trasmettere delle cose positive, perché le sento assolutamente. La maschera non la posso tenere, assolutamente. Ripeto. C'è una classifica che ci sta penalizzando, forse oltre i nostri meriti e demeriti. In questo momento vogliamo trovare un po' di convinzione, di equilibrio, ma lo dobbiamo fare solo attraverso delle grandi prestazioni. Passa di lì.